Nina. Nina, alzati in piedi. Ti prego, ti prego. Non avevo cattive intenzioni. Io non volevo farti del male. Io volevo solo che... volevo solo che stessi con me. Max. Max, sono io. Calmati. Non si muove. Forse sta dormendo. Noi stavamo per andare in vacanza insieme. Max, ci pensiamo noi. Adesso vieni con me. Vieni, Max. Andiamo. Nina, Nina. Vieni. Vedrai, andrà tutto bene. Nina non si vuole alzare. Non so cosa le sia successo. Dov'è Nina? Shh. Nina dorme. Ma si deve svegliare perché dobbiamo partire. Richard, perché si comporta in questo modo? Max. Dov'è Nina? Dobbiamo andare a prendere Paola in collegio e poi finalmente andremo in vacanza tutti e tre insieme. Max, siamo noi, tesoro, non ci riconosci. Figliolo, dove si trova Nina? Lo sai? Ti prego, lascia stare. Che cosa vuoi che ci dica in questo stato? Hai ragione. Forse faremmo meglio a chiamare un dottore. Certo. Che cosa mi nascondete? Sai già quello che volevi sapere, quindi sparisci. Al tuo posto mi comporterei un po' più civilmente. Civilmente, dici? E sei proprio tu a dirlo. Perfida strega! Spero che questo caratteraccio non sia ereditario. O non oso pensare quale potrebbe essere il futuro dei vostri figli. Adesso basta, Annabelle. Sono la signora Van Weyden. E poi dico solo quello che penso. D'altra parte, anche sua moglie si è presa molte libertà. Smettila, per favore. No, già, è vero. Per te è normale divertirsi a terrorizzare le mogli del proprio padre e sparare ai mariti. Sì? Mamma, allora, come sta? Sarà meglio finirla qui. Devo aspettarmi di essere uccisa oppure solo sequestrata? Ho capito. Ok. Grazie di avermi chiamata, mamma. Lo hanno trovato. È andata male. Forse non aveva tanta voglia di andare in Spagna. Era nella baita? Sì. E Nina? Non me ne ha voluto parlare al telefono, ma stanno portando qui Max. Ok. Ciao! Oh. Beh, ma come mai questo deserto? Già, ti stupisce? Annabelle licenzia tutti. L'ha fatto ancora? Per fortuna no, basta quello che ha fatto ad Eva. Beh, credo che a Eva sia andata bene lo stesso, sta lavorando alla villa. Non ne sono tanto sicura, perché secondo me con quella donna intorno non avrà pace. E ti dico un'altra cosa, credo che Richard l'abbia assunta solo per fare un dispetto ad Annabelle. Ma no, Eva è una cuoca eccellente, lo sai. E poi il signor Van Weyden ha altre preoccupazioni adesso. Eh già, spero che tu abbia ragione. Sai qualcosa di Paola? Per ora è dalla sua amica Antonia. Sarebbe meglio non dirle quello che sta succedendo. È una bambina ancora. Invece qualcuno è riuscito a capire come abbia fatto Max a scappare?
È Annabelle che l'ha lasciato uscire. Cosa? Ormai quella donna è davvero pericolosa. Si è dimenticata che... Senti, è stato lui a rapire Nina. E se accadesse... Anch'io sono molto preoccupato. Anche tu? Pensi che Max l'abbia rapita un'altra volta? Non penso a niente, sono solo in ansia. Ma questo spiegherebbe la sua strana telefonata. Già, però spero soltanto che ci stiamo sbagliando. Abbiamo trovato il camper. Quindi? Non ci sono prove che Nina sia stata lì dentro. Grazie, dottore, a più tardi. È riuscito a rintracciare Nina? Ho lasciato un messaggio in segreteria, non mi ha ancora richiamato. Che ti ha detto lo psichiatra? Crede che Max soffra di allucinazioni? Ha solo detto che deve... Ma lo può aiutare? Elena, non lo so. Ora dobbiamo riportare Max a casa e sperare per il meglio. Non crede che sia il caso di avvertire prima la polizia? E che altro possono fare qui? Già. La prego, mi faccia un favore, venga con noi alla villa e si assicuri che Max non scappi di nuovo. Ok. Io continuo a cercare Nina. D'accordo. Vieni fuori, forza! È inutile che ti nascondi. Allora, Colia, che cos'era quel rumore? Forse un cinghiale. È così dolce, però un po' di cervello non gli farebbe male, vero? Credo sia tornato all'età della pietra. Sarà un successone quando finirà su internet. Non sarà affatto facile decidere chi votare fra quei due. Già, ma Coli è un pezzo avanti rispetto al suo amico. Dove ti sei nascosto? Basterà questo materiale? Oh, assolutamente. E quando ci vediamo per montarlo? Puoi farlo anche da sola. Beh, sai, non l'ho mai fatto prima. Avrei proprio bisogno di un paio di consigli su come si monta un filmato. Ok, vado a casa a prendere il mio portatile e poi passo da te, d'accordo? Ok. Ehi, Colia, la pausa pranzo è finita ormai. Di già? Sì, devo andare. Ma non dovevamo fare un picnic? Ciao, a dopo. Mi ha riconosciuta per niente. Stava già così quando l'avete trovato nella baita? Più o meno sì. Credeva ci fosse Nina con lui. Ma dov'è lo psichiatra? Beh, diamogli tempo, sta arrivando. Chi è? Lo conosci? Me l'ha consigliato un amico, è un luminare della psichiatria. E sarebbe proprio ora che arrivasse. Un po' di pazienza. Dovremmo essergli grati che ha trovato il tempo di venire. Cosa può averlo ridotto così? Forse è quello che è successo in Sud America, non credete? Non siamo dottori, Victoria. Pensavo avesse superato il trauma della sua prigionia. Sì, lo credevamo tutti. Beh, a volte passa molto tempo tra l'evento traumatico e il crollo psicologico. Alla scuola di polizia abbiamo studiato i disturbi post-traumatici. Ma qui non siamo la scuola di polizia, questa è vita vera! Victoria! Scusate. Non importa. Vado di sopra a controllare che nessuno entri nella sua stanza. E io credo che Max non sia riuscito a superare la separazione da Nina. Non ha accettato la verità e vive in un mondo tutto suo. Vado da Max. Victoria. È mio fratello. Victoria, non puoi fare nulla per lui. Non gli farà certo male un po' di compagnia. Per favore, hai visto in che condizioni era tuo fratello quando lo abbiamo portato qui? È arrivato il dottor Hellman. Grazie, lo faccia accomodare. Risponde la segreteria di Nina Bergman. Lasciate un messaggio dopo il bip. Nina, sono ancora Ben. Sarà l'ennesimo messaggio che ti lascio. Per favore, richiamami. È davvero molto importante. Ok? Richiamami. Grazie. Allora, come andate? È tutto a posto? Per ora. Abbiamo trovato Max. E Nina? Sembra sparita. E lui non vi ha detto dov'è? No, non ha detto niente. Era convinto che fosse lì con lui. Scusa, non capisco. Che vuoi dire? Elsa, Max è come se fosse su un altro pianeta. Nel senso che ha perso la testa. Lo abbiamo trovato nella baita dove teneva segregata Nina. Parlava ad un mucchio di vestiti, credendo di parlare con lei.
Ma è stato tutto il tempo chiuso in camera sua. Chi è che l'ha fatto uscire? Annabelle. Che strega. Non si ferma davanti a niente e a nessuno. Ma lui avrà detto qualcosa su Nina? No, assolutamente niente. Non era più lucido. E di Nina si è persa ogni traccia. Ben, non penserai che... Shh, no. Quindi vostro figlio è stato per 2 anni ostaggio dei ribelli sudamericani? Sì. E successivamente ha ricevuto cure psichiatriche? No, non ce n'è stato bisogno. Ha mai raccontato com'è andata? Ecco, come si è sentito durante la prigionia, cosa gli hanno fatto? No, ha provato a scrivere un libro su questo che l'abbia finito. Ha sempre detto che l'unica cosa che lo ha tenuto in vita era il pensiero di sua moglie e di sua figlia. Sì, ma la moglie poi l'ho lasciato, se non sbaglio. Ma perché queste domande? Per favore, cerchi di curare mio fratello. Capisco la sua preoccupazione, ma ho bisogno di più informazioni possibili prima di visitare suo fratello. Il dottor Hellman sa cosa deve fare, Victoria. Le chiedo scusa. Avete mai notato comportamenti strani? No. Se davvero volete che vostro figlio torni a stare bene, non dovrete nascondermi niente, neanche le cose più banali. Si atterrà al segreto professionale? Signor Van Weyden. Quando sua moglie l'ha lasciato, ecco, mio figlio l'ha rapita per alcuni giorni. Forse sperava che facendole vivere la sua esperienza lei tornasse da lui. Capisco. Ecco, a questo punto vedrei volentieri vostro figlio. Dove si trova adesso? In camera sua. L'accompagno io. Dottor Hellman, secondo lei potrà guarire? Devo prima visitarlo per dirglielo, o non le fornirei una giusta diagnosi. Ha perfettamente ragione. Tra pochissimo saprò dirvi qualcosa di più. È il mio telefono. Ti ho portato un caffè, così fai una pausa, sarai stanco. Ah, grazie. Stavo riflettendo su tutta questa storia. Secondo me Max non c'entra niente con la scomparsa di Nina. Ben, mi stai ascoltando? Cosa? Sì, scusami, grazie. Che cosa ne dici di partire per una bella vacanza quando tutto sarà finito, ti va? Quando sarà tornata Nina? O quando sapremo dov'è. Non abbiamo ancora fatto il viaggio di nozze, giusto? Già, in effetti è così. Ormai l'hai detto, quindi vado subito a chiedere i permessi per le ferie, prima che tu cambi di nuovo idea. Allora, cosa crede che abbia? Signor Van Weyden, io ho paura di non avere buone notizie per voi. Vostro figlio è affetto da una grave psicosi e ora si trova in uno stato di catatonia. Catatonia? Com'è possibile? Non è lucido, purtroppo. Non reagisce agli stimoli esterni ed è completamente rinchiuso nel suo mondo. Senza dubbio è la conseguenza del disturbo post-traumatico dovuto alla lunga prigionia in Sud America. Ma si può curare? O no? Ovviamente esistono dei trattamenti psicoterapeutici, ma non ci sono garanzie che su di lui siano efficaci. Dobbiamo provarci. I soldi non sono un problema. Allora vorrei consigliarvi di mandare vostro figlio
in una clinica psichiatrica dove potrà essere accertata la sua situazione neurologica in modo approfondito. Sì, lo faremo di certo. Conosce una buona clinica? Naturalmente. Ecco, qui c'è l'indirizzo, tenga. È una clinica psichiatrica privata dove suo figlio sarà sicuramente in ottime mani. Le scrivo subito la richiesta del ricovero, se vuole. Dottor Hellman, sì? La prego, ci dica la verità. Nostro figlio ha qualche speranza di guarire? Beh, vede, ogni caso è diverso. Nel corso della mia carriera ho avuto in cura molti pazienti affetti da disturbi post-traumatici, alcune volte anche con problemi più gravi, e l'unica cosa che posso dirle è che sarà tutti sotto costante controllo medico. Vuol dire che Max... dovrà rimanere per sempre in una clinica? Le probabilità che il signor Van Weyden si risvegli da questo stato psicotico sono davvero poche. Forse ogni tanto avrà dei momenti di lucidità, ma fanno parte dei sintomi, non sono segni di miglioramento. Oh, no. Mi dispiace, signora, ma non voglio illudervi. Eva, devi sempre arrivare all'improvviso. Sono per oggi pomeriggio. Ma io non ci sarò. Ho la sensazione che tu stia evitando la tua famiglia. Diciamo la verità, non ho voglia di sorbirmi l'ennesima lezione di mio padre. La famiglia Van Weyden non prende il sole in topless. Hai ragione. Credo che tu sia libera di farlo, magari senza farti fotografare dalla stampa. Parla con tuo padre. Avrei voluto farlo, ma nel viale c'è una grossa auto. Avrà ospiti importanti e non voglio disturbarlo. E allora, per quale motivo sei venuta qui? Per prendere il mio portatile. Ah, ok. Comunque, parla con tuo padre. La macchina nel viale appartiene di sicuro a un dottore. Un dottore? È qui per tuo fratello. Max, che cos'ha? Non lo so, Lissi, ma credo che sia questo il motivo per cui tuo padre è così insofferente con te. È una cosa seria? Come faccio a saperlo, Lissi? Va a chiederglielo. Non è una cosa che riguarda me, ma te. Questa è la tua famiglia, che tu lo voglia o no. Già, certo. Forse dovremmo davvero fare ciò che ha detto il dottore. Anche i medici sbagliano. Per favore, Max ha urgente bisogno di aiuto, non lo vedi? Sì, e lo avrà molto presto. Ma non ho nessuna intenzione di lasciare che mio figlio trascorra il resto della sua vita in una clinica. Avete capito? Non dopo quello che è successo. Richard, mi dispiace, ma se avessi chiamato la polizia quando hai scoperto cosa aveva fatto, ora sarebbe diverso. Richard, hai fatto tutto quello che potevi per lui. Ma adesso possiamo solo dare ascolto al dottor Hellman. Elena, si tratta di nostro figlio. Forse dovremmo chiedere un secondo parere, eh? Max deve andare in una clinica. Non hai visto com'è ridotto? Non è più lui, ha perso la ragione. Che è successo a Max? Lissi, che ci fai qui? Mi dici per favore che cosa sta succedendo? Max Scusami, non riesco a dirlo. Tuo fratello ha problemi psichici. Non ha accettato che Nina l'abbia lasciato. In che senso non l'ha accettato? Ecco, lui l'ha rapita e tenuta prigioniera. Cosa? Neanche noi volevamo crederci. Max ha avuto un crollo psicologico. E purtroppo ora dobbiamo mandarlo in una clinica. Dov'è? In camera sua, ma Lissi... Lissi! Lo trovi divertente, non è vero? Che dici? È stata una vendetta facile. Cosa? L'idea del picnic era solo un modo per rovinare tutto. Non so di che parli. Ti hai seguito di nascosto. Che cosa volevi fare? Lanciarci dei sassi o che altro? No, non è nel mio stile. Non è nel tuo stile. No, e poi stavo qua.
Non ho bisogno di rovinarvi un appuntamento, io. Ah, certo, hai lavorato tutto il tempo. Infatti, e mentre tu eri al picnic, io ti ho coperto le spalle. Il capo non ha trovato molto divertente il fatto che fossi l'unico a lavorare qui. Ma va bene, la prossima volta dirò che sei nel bosco a provarci con la sua figliastra e poi staremo a vedere. E come hai giustificato la mia assenza? Le ho detto che eri impegnato con un ordine. Impegnato con un ordine? Sì. E che avevi un appuntamento. Un appuntamento? Vuole che tu domani le faccia un resoconto. Ma di cosa? Dell'appuntamento con la compagnia aerea. Compagnia aerea? Insieme a Mike e Lissi. Mike e Lissi? Sì, signor Ertel. Sì, grazie, arrivederci. Allora? Manderà un'ambulanza a prenderlo oggi pomeriggio. Anche se questo ci addolora. È la cosa più giusta. Sì, lo credo anch'io. Se ne sta sdraiato sul letto con gli occhi spalancati che fissa nel vuoto. Deve avermi scambiata per Nina. Perché non c'è un dottore con lui? Allora qualcuno mi vuole spiegare? Lissi. Max riceverà le migliori cure possibili. Da quanto vi siete accorti che non sta bene? Da un paio di giorni. E perché io non ne sapevo niente? Lissi, non avresti potuto fare nulla. Avrei comunque preferito saperlo, è pur sempre mio fratello. Lissi. È chiaro che non faccio più parte di questa famiglia, altrimenti a qualcuno sarebbe venuto in mente di dirmi qualcosa. Lissi. Hai notizie di Nina? No. Forse è via. Via dove? Beh, se lo avessi saputo te lo avrei sicuramente detto. Forse aveva bisogno di stare un po' da sola dopo tutto quello che ha passato. Al suo posto anch'io mi sarei presa una pausa. Sì, credo che una pausa farebbe bene a tutti quanti. Io e Ben abbiamo deciso di andare in viaggio di nozze adesso. Davvero? Sì. Silke Mertens. Ciao, sono io. Stefan. Elsa mi ha appena detto che siete riusciti a trovare Max. Sì, sono davanti alla sua camera. Sei di guardia? Sì, più o meno. Sono contenta che non ti sia successo niente. Che poteva succedermi? Beh, ero un po' preoccupata. Oh, è bello avere qualcuno che pensa a te. E comunque presto sarò a casa. Max sarà portato in una clinica. Fa con calma. Con calma? Ma ti sei stancata di me? No. Ma lo so che ti piace fare le cose per bene. E che quando inizi una cosa, vai fino in fondo. Rimarrai per sempre un poliziotto. Ok, allora più tardi. Sì. Ti aspetto. Gli manca il suo vecchio lavoro, vero? Già, è più di quanto lui riesca a immaginare. Oh, ciao Lissi, ma... Ciao Lissi! Devi assolutamente vedere, è così buffo quando Colia cerca Eric in mezzo alla boscaglia. Caffè? Guardalo, ti prego, è da morire da ridere. Un'altra volta, ok? Hai portato il computer? No, non l'ho portato. Va tutto bene? Hai una domanda di riserva, per favore? Dai, racconta. A parte il fatto che tutta la mia famiglia mi considera una ragazzina e che a mio padre è venuta una bella crisi isterica soltanto perché ho preso il sole in topless e mio fratello. Insomma, a parte essere una fan Biden, il resto va bene. Non mi sembra che vada così bene. E hai ragione. Faccio i bagagli e me ne ritorno al collegio inglese immediatamente. Stavo decisamente meglio lì. E la mia famiglia starà molto più tranquilla senza avermi tra i piedi. Io sono contenta che tu sia qui. Grazie. Mi dispiace che tu ti senta così, ma se puoi parlarmene... Lascia stare. Allora, lo vuoi il caffè oppure no? Solo se prima guardi il filmato. Nina, finalmente! Ciao, Ben.
Scusami se non ti ho richiamato subito, ma avevo abbassato la suoneria al telefono. Stai bene, ero così preoccupato. Sì, lo so, ma ora è tutto ok. Pensa che ero così stanca che ho dormito 12 ore di seguito. Ma dove sei? Sono fuori città, sai, in un piccolo albergo. Oh, grazie al cielo, avevo temuto il peggio. Ma che cosa è successo? Come mai avevi tutta questa urgenza di parlarmi? Si tratta di Max. È scappato e ha affittato un altro camper e temevamo che ti avesse rapita di nuovo. E dov'è Max adesso? È alla villa, prima era alla baita. Ma lui sta bene? Ha fatto del male a qualcuno? No, no, avevo paura che l'avesse fatto a te. E perché ti è venuto questo dubbio? Ecco, ti ricordi ieri pomeriggio, prima che te ne andassi, quando eravamo insieme? Sì. Non hai sentito dei rumori? No, quali rumori? La serratura che si apriva e poi dei passi. No, non me ne sono resa conto. Che cosa vuoi dire con questo, Ben? Beh, credo che Max fosse nell'appartamento e che ci abbia visti. Questo potrebbe spiegare perché ha perso la testa. Che cosa è successo, Max? Ha avuto un altro brutto crollo. E quando lo abbiamo trovato nella baita, stava parlando con dei vestiti ammucchiati. Credeva che quel mucchio di vestiti fossi tu. Ha perso ogni contatto con la realtà e non reagisce più. Richard ha dovuto chiamare uno psichiatra. E tu credi che questo sia successo perché lui probabilmente ci ha visti insieme? Sì, potrebbe essere. Ben, tu lo sai, lui aveva già iniziato a dare chiari segni di squilibrio da un bel po' di tempo. Quello che ha fatto a me ne è la prova. Già. Che gli succederà adesso? Io non ne ho proprio idea, non lo so. Ti ringrazio, Ben. Ci vado immediatamente. Ok. Sarò lì tra un paio d'ore. Sì, sii prudente, ok? Sì, d'accordo. Lissi si calmerà, vedrai. Comunque ha ragione. L'abbiamo fatta sentire davvero un'esclusa. Non era certo mia intenzione. Volevo solo evitarle di preoccuparsi. Grazie. Che cosa vuoi tu? Sapere come sta Max. E me lo chiedi? Se non lo avessi fatto uscire dalla sua camera, adesso starebbe meglio. Max è un uomo adulto, non puoi tenerlo rinchiuso in una stanza contro la sua volontà. Hagen, ti prego, andiamo via. Sì, lo so che non mi sopporta. È contenta di quello che ha fatto? Solo perché Victoria non mi parla? Oh, ci sono abituata. Lei ha nostro figlio sulla coscienza. Max ha avuto un crollo psichico ed è in uno stato catatonico. Deve essere ricoverato in una clinica dove dovrà passare il resto della sua vita. E credete che sia colpa mia? Se tu l'avessi lasciato in pace, avremmo avuto una chance di guarirlo. Richard, per favore, non essere ridicolo. Se sapevi che stava così male, perché non hai chiamato subito un medico? Magari prima che fosse troppo tardi. Stai dando la colpa a me di quello che è successo. Vattene prima che me ne penta. Non voglio litigare con te. Mi dispiace davvero per Max. Per l'amor del cielo, risparmiaci questa finta pietà. Anch'io ho un figlio. Sì. E quando si è reso conto di che tipo di persona sei, non ha più voluto saperne niente di te. Devi per forza essere così duro. Volevo solo rendermi utile. È normale che voglia dare una mano. Io sono parte di questa famiglia. Annabelle, tu non sei mai stata e non sarai mai parte di questa famiglia. Che profumo delizioso. Vuoi sapere qual è il mio segreto? Un po' di latte di cocco. Ah, ma davvero poco poco, solo perché si senta. Ah, che bello, ovunque tu sia si sente il profumo di dolci. Ciao, Eva. Ciao, Birgit. Ciao. Sai qual è il segreto di questa ricetta? Non ti azzardare a svelarlo. Latte di cocco. Allora, ci sono novità in azienda? Beh, non lo so, ma Lissi mi è sembrata un po' strana oggi.
Lo immagino. Oggi le hanno detto quello che è successo al fratello. Oh. Allora è vero che suo fratello dovrà essere ricoverato in una clinica psichiatrica? Quando ho portato il tè di là alla famiglia, il signor Van Biden stava parlando di questo. No, scusate. Becker. Ciao, Ben. Ah, grazie al cielo. Come sta? Sì, ma... e dov'era? Sì, certo, capisco. D'accordo. Grazie, Ben. Ciao. Nina sta bene. Meno male. Non sapete quanto sono stata in pensiero per lei? Che c'è? Aspetto. E cosa? Il mio latte macchiato, cos'altro? Quando arrivo ci deve essere sempre pronto un latte macchiato per me. Non te l'ha detto questo la signora Landman? La signora Landman non c'è. Hai ragione. E sai perché? Sì, perché tu l'hai licenziata. Se non vuoi che questo accada anche a te, fammi trovare il latte macchiato pronto. Oh, perfetto. Credimi, mi faresti un grande favore. Cosa imbevibile. Ok, dove sarei stato? Beh, con gente di una compagnia aerea. E cosa volevano da noi? Tazze. Tazze. Per la prima classe. Quale compagnia? Fattene venire in mente una. E tu non potevi inventarti qualcosa di più normale? Ma ho dovuto improvvisare. Già, però adesso Annabelle vorrà sapere che cosa ne sarà di quest'ordine. Giusto, questo è un tuo problema. Ehi, ehi, un momento. Tu mi hai creato il problema e tu me lo risolvi, capito? No, lo farei, ma ho un sacco di cose da fare. Sai che c'è? La scrivi tu la relazione e non ne parliamo più. Non preoccuparti per tutto il resto. Pensa a una storia credibile, ok? Vuoi davvero che scriva io quella relazione? Sì, certo. Ok, ma non posso garantirti forma e invece contenuto. Devi, Eric, devi. Ciao, ragazzi. Disturbo? Guardate un po' cosa ho trovato. Vi va di fare un giro con me? Ok, ci sto. Ma sono della macchina di Annabelle. Ti ha prestato la sua auto. Ci state oppure no? Ascoltatemi bene. Se scopre che noi due... noi tre gliel'abbiamo presa, è capace di mangiarci a colazione. Ah, non mi dite, avete paura, vero? Non è vero. Ne ero certa. Insomma, volete venire o devo andarci da sola? Da quanto sta così? Da questa mattina. Come pensavamo, lo psichiatra crede che non abbia mai superato il trauma della sua prigionia. Come avevi detto anche tu. Max. Max. Ehi, mi senti? Sono Nina, Max. 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 Sono io. Sono Nina. Vieni, non può sentirti. Andiamo. Nina. Sì, sì. Sì. Mi dispiace
Per quello che ti ho fatto? No, non hai fatto niente. Tu... Continua a parlare. Tu e Ben? Sì. Tanti auguri. Max. Max, parla ancora con me. Non smettere, Max. Max, Riccardo, Max mi ha riconosciuta. Forse potrà stare di nuovo bene, no? Max! Tra un po' arriverà l'ambulanza. Ecco, non so se questa è una buona idea. Tu la porti come se l'avessi sempre guidata. Già. Forse perché sono brava. Coraggio. Non vi capiterà un'altra volta. Potremmo tirare a sorte. No. Ma che vi succede? Ormai siamo comunque complici. Non volete divertirvi un po' prima che la mia matrigna ci faccia fritti? A sorte. Bim, bum, bam. Non è possibile, ma siete uomini o delle signorine? Su, forza, un po' di coraggio. Ah, certo che voi due siete proprio ridicoli. E quindi adesso? Guido io. Che c'è dentro? Che c'è andata? Io non avrei più voluto vederlo, anche se sta male. È suo marito, Elsa. Non importa quello che le ha fatto, comunque si volevano bene. Anche l'amore ha i suoi limiti. Soprattutto quando è finito. Forse ha soltanto bisogno di dirgli addio. Potevamo aiutarlo, secondo te? Non so che dirti. Noi di certo no. Ma neanche Nina, credo. Max avrebbe dovuto accettare il fatto di aver bisogno d'aiuto, ma si è spinto troppo oltre. Già. Ben, non puoi fare niente per lui. E Nina adesso è libera, l'incubo è finito. Non sarà così facile per lei. Avresti dovuto vederlo. Era... Non lo augurerei a nessuno. Lo sapevo che non era una buona idea. Mi raccomando, insieme fino in fondo. Allora, patente e libretto, per favore.
Sì. Salve, signora Weber. Lo so che Max non è venuto e non verrà più, purtroppo. Dimentichi pure questa faccenda. Ormai non c'è più nessun piano. Pensi che avremmo potuto evitarlo? Cioè, se non ci avesse... Sì, se non ci avesse visti. Ma no, non sappiamo neanche se ci ha visti veramente. Ben mi ha tenuto nascosto che si vede con Nina. Sicura? Max per lei non significa niente. No, questo non è vero. Max era come un figlio per me. Non si vergogna. Dopo quello che ha fatto a questa famiglia, dopo quello che ha fatto a Max, lei ha il coraggio di continuare a mentire.